puoi sederti. Grazie. Ti fai un po' di spazio. Oh. Eccoci qua. Sei comodo? Sì. Allora, dici chi sei e raccontaci un po' la tua storia. Allora, sono un ragazzo di 30 anni che da tutti, dalla maggior parte degli italiani, viene considerato un delinquente, un poco di buono, cioè un ultras, in parole povere. La maggior parte degli italiani non sa cosa vuol dire essere ultras, non sa qual è il mondo degli ultras, non sa come vivono gli ultras, pensano solo quello che scrivono i media, cioè cattiverie, angherie e altre cose negative. E come vivono gli ultras? Essere ultras è uno stile di vita. Uno stile di vita che negli ultimi 20 anni è cambiato in una maniera incredibile. Dapprima era unione, aggregazione, musica, si viveva molto bene allo stadio. Era proprio stile di vita, quindi? Era uno stile di vita, come potevano essere i rockettari, come potevano essere i mods, tante altre persone. Poi l'avvento della politica, l'avvento del business ha trasformato questo mondo in un mondo che non piace più a gente grande. Come tu hai posso scritto, essere io? Sto leggendo la tua storia, tu hai scritto che oggi il mondo degli ultras è infangato dal business. Esatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il calcio credo che sia il business dopo le armi mondiale più grosso che ci può essere. In questo business mangiano tante persone. Qualcuno ha detto perché non possiamo mangiare anche noi ultras? Così, col materiale che si viene a creare, dunque sciarpe, magliette, eccetera. Però chi guadagna in curva? Solo i capi? Sì, assolutamente. Mi dici le differenze tra quello che era essere un ultra 20 anni fa e quello che invece vuol dire essere ultra al giorno d'oggi? Io leggo che una volta c'erano gli scontri, sì, però gli scontri venivano fatti magari senza coltelli, senza armi, invece al giorno sì, d'oggi gli scontri sono un pochino più... molto, molto nobile, ci si incontrava, ci si metteva d'accordo, 20 contro 20, 10 contro 10, 40 contro 40, però erano... botte senza uso di armi, non ci si faceva quasi mai male, era qualche livido, si tornava con qualche livido a casa. Oggi invece l'importante è mandare in ospedale il tuo avversario, non avere pietà, è proprio l'obiettivo oggi, cioè è proprio l'obiettivo non degli ultra, poi dirò quello che penso quando me lo chiederai. Però è proprio l'obiettivo di alcune persone che sono magari infiltrate in questi mondi, quello di mandare in ospedale o di fare veramente male, perché il giorno dopo loro certificano la loro esistenza in prima pagina sui giornali. Esatto. Mi puoi dire cosa ne pensi invece delle forze d'ordine che stanno all'interno dello stadio, come sono cambiati negli anni, il rapporto tra tifoseria e polizia e carabinieri, come è cambiato? È cambiato in peggio, tanto, tanto in peggio. Prima lo scontro con le forze dell'ordine era quasi inesistente, durante le partite a rischio potevano esserci 50-60 poliziotti 20 anni fa, infatti tutte le domeniche la gente o fa finta di non ricordarsi oppure la cosa non era così tanto strumentalizzata dai media, erano botte tutte le domeniche su tutti i campi. Oggi invece sono spesso volentieri le forze dell'ordine che cercano lo scontro avendo la possibilità di essere tutelati dallo Stato e di poter così diffidare. Questa è una cosa forte che stai dicendo. Ascolta un attimo, una domanda, tu vai ancora allo stadio al giorno d'oggi? Per motivi di lavoro vado ogni tanto, non vado più in curva. Perché ho letto che tu, insomma la tua squadra, possiamo dire la Sampdoria, sì, ti ha deluso. Deluso la squadra, la curva? No, sono stato deluso dalla politica gestionale della curva. Okay, ho deciso di... E questa politica è questa politica la fanno i capi o in qualche modo c'entra? Certo, ok, non c'entra nulla la società Sampdoria? No, assolutamente. Quindi hai deciso di non andare più? Ho deciso di non andare. Tu che carica avevi in curva? Nessuno, ero un soldato semplice, però pensante. Essendo un soldato semplice pensante... Prego. Scusa, ma perché uno che fa l'ultra deve chiamarsi soldato? Che è un nome che ha un significato? È un mio... È un gergo? È un gergo. Una cosa che uso io per identificare. Usi solo tu, perché sei già soldato è una parola invece, che ha una... I ragazzi che al giorno d'oggi vanno allo stadio, mi interessa sapere, ragazzi piccoli, 15, 16 anni, 17 anni, sono pensanti o no?
No, sono... è una cosa indefinibile, perché lo stadio, non avendo più i vecchi, gente della mia età, non avendo più il controllo come quando ero pivello io, c'era il controllo da parte dei vecchi. Che controllava che tutto andasse... Che controllavano che tutto andasse per il verso giusto. Praticamente utilizzano lo stadio come... ma questo in tutta Italia, anzi in buona parte d'Europa. Utilizzano lo stadio come una zona franca dove poter andare a farsi delle canne, essere ubriachi. Cioè, è uno, casino, esatto, è uno svago come può essere la discoteca il sabato sera, tale quale. Allora, stiamo parlando con Pierluigi, lui è un ultra che ha deciso di non andare più allo stadio per i motivi che ha appena detto. Abbiamo un altro ultra in pensione, in collegamento, è con noi Giovanni, un giornalista. Buon pomeriggio! Buongiorno. Buon pomeriggio, non sono un giornalista. Non è un giornalista? Sono no, assolutamente giornalisti. No. Non scrittore? Nemmeno, ho scritto un libro per motivi anche in parte occasionali, perché volevo dire la mia su un mondo che credo di conoscere, ma non penso che scriverò altro, e non sono un giornalista. Ok, io ho letto che anche lei è stato deluso dalla sua squadra o dalla sua curva in qualche modo. Come mai? No, non so dove l'ha letto. Io non sono stato deluso da niente. Non mi considero più un ultras semplicemente perché non vado più in trasferta per motivi personali, ma non per scelte ideologiche o di campo. Infatti dico subito che non sono d'accordo con parte delle cose che ho sentito dire adesso dagli ospiti. Se volete posso anche spiegare perché. Sì, prego. Non sono d'accordo su questa storicizzazione che è stata fatta. La violenza c'era anche negli anni 80 e negli anni 70 e secondo me era anche molto più pericolosa di quanto sia oggi. Fonghessi, De Falchi e Filippini sono tre nomi di tre ragazzi morti nelle curve degli stadi durante scontri o agguati, sono tutti morti negli anni 80 e quindi direi che i morti più recenti per motivi calcistici hanno cause diverse da quelle dello scontro, dell'agguato, della coltellata, che erano molto più presenti negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 nelle curve italiane di quanto non siano oggi. Non sono nemmeno d'accordo sulla questione del business, perché è chiaro ed è vero che ci sono delle curve, spesso le curve delle grandi città, dove qualcuno si è arricchito, dove qualcuno ha intrattenuto rapporti ambigui con le società calcistiche, ma gli ultras ci sono in tutte le città italiane e nella stragrande maggioranza queste cose non capitano. Nella stragrande maggioranza c'è qualcuno che si dà da fare per raccattare un po' di soldi, scusa, Giovanni, per fare le coreografie, per organizzare le trasferte. Prego. Perdonami, allora qual è la differenza sostanziale tra quello che era la curva negli anni 80 e 90 e quello che oggi, al giorno d'oggi, è la curva? Ma io penso che mentre negli anni 80 e all'inizio degli anni 90, almeno fino alla morte di Spagnolo, gli ultras fossero veramente molto divisi tra di loro, non ci fosse nessun senso di un movimento unitario e quindi gli scontri e le cose più pericolose e criminali che capitavano sempre tra i vari gruppi, negli scontri tra i vari gruppi. A partire dalla fine degli anni 90 gli ultras hanno cominciato a sentirsi, a mio avviso, questa io ho solo opinioni personali ovviamente, non parlo a nome di nessuno, a mio avviso gli ultras hanno cominciato a sentirsi come un movimento unico con un interlocutore negativo, che erano le forze dell'ordine. E come mai? Concludo rapidissimamente, lo spiego, perché in Italia, diversamente da quello che è stato fatto in tutto il resto d'Europa, non si è mai investito per la sicurezza. Le società di calcio, che sono quelle che dovrebbero farsene carico, non hanno mai speso soldi per la sicurezza. L'unico modo di cercare di rendere sicuro il calcio italiano è stato mandare migliaia di poliziotti negli stadi, in stadi sempre più vecchi, sempre più brutti e sempre più pericolosi. Il risultato, non difficile da prevedere, è stato che si è creata una pericolosissima tensione tra forze dell'ordine e tifosi. Perfetto. E nel 2007 abbiamo avuto due eventi tragici che purtroppo hanno...